Amici di Provincia TV, buonasera e bentrovati con il secondo appuntamento con Filo Diretto, con la nuova serie di Filo Diretto che con il palinsesto autunnale della nostra emittente viene spostato alla prima serata, alla sera. La scorsa settimana, nei giorni scorsi, abbiamo avuto ospite il sindaco di Civitavecchia, Giovanni Moscherini. Quest'oggi abbiamo un altro sindaco che saluto e al quale do il benvenuto. Si tratta del sindaco di Tolfa, Luigi Landi, bentrovato. Grazie per essere di nuovo nei nostri studi, diciamo di nuovo visto che proprio la nostra emittente appena nata aveva dato, diciamo così, la notizia, prima c'era stato il confronto, poi aveva dato la notizia in diretta della sua elezione e ora eccoci qua, lei aveva preso l'impegno anche così con gli elettori, con i cittadini di Tolfa a venire in televisione periodicamente per fare un po' il punto e anche per sentire un po' quali possono essere le domande più interessanti sulla vita proprio di Tolfa. A questo proposito la linea con la diretta è aperta, si può chiamare per intervenire il numero che la nostra regia affidata questa sera a Stefano Foschi con Riccardo De Paola, ecco, ha già messo in sovrimpressione, si tratta dello 0766 58 13 06. Allora sindaco, intanto ne approfittiamo in attesa delle prime telefonate per fare un primissimo bilancio a 360 gradi su questi primi mesi, su questa prima estate, diciamo così, di amministrazione. Lei già faceva parte dell'amministrazione Battilocchio, quindi si è trattato di un passaggio di testimone. Dicevamo, con questi primi mesi caratterizzati purtroppo dalla crisi economica, dalla crisi finanziaria e dai tagli dei trasferimenti da parte del governo agli enti locali. Abbiamo letto e visto le notizie di questi ultimi giorni, grande difficoltà nei comuni del comprensorio. Civitavecchia non ha ancora addirittura approvato gli equilibri di bilancio, anzi proprio la notizia di oggi, il Consiglio Comunale è stato fissato per mercoledì prossimo. Santa Marinella, abbiamo visto quello che sta accadendo, ci sono sindaci, parliamo di Fiumicino, per altri motivi, motivi più politici, addirittura si sono dimessi, come Mario Canapini. A Tolfa che aria tira in questo senso? Partiamo da qui per questo bilancio. Sì, volevo fare solo una premessa iniziale, che era un po' l'introduzione che è stata fatta dal direttore, che ringrazio, e soprattutto ecco, vedo che il palinsesto di Provincia TV diventa sempre più un palinsesto importante e soprattutto un momento veramente di grande congiunzione con il nostro territorio, e questo credo che sia un po' un obiettivo che ci eravamo prefissi, ovviamente da una parte l'informazione, dall'altra la politica, anche durante la campagna elettorale. Campagna elettorale che per me è stata importante anche qui a Provincia TV, perché è stato credo un po' l'esordio di un dibattito tra sindaci del territorio e ha portato anche bene. Subito dopo sono venuto qui per festeggiare ovviamente la vittoria, ma soprattutto ecco, avevo preso un impegno importante, un impegno giusto con i cittadini di venire di tanto in tanto a questa trasmissione per informare sullo stato dell'arte, sulla situazione amministrativa, sui progetti dell'amministrazione e quindi fare informazione e soprattutto anche rispondere a quelle che sono le esigenze, le istanze, le domande dei cittadini. Quindi credo che questo sia un primo passaggio importante. Ringrazio di nuovo Provincia TV, ma credo che debba diventare un momento fondamentale proprio di grande partecipazione e soprattutto di grande dialettica tra chi fa politica, chi fa amministrazione e la cittadinanza. Per tornare invece alla domanda, alla situazione finanziaria, il contesto ecco, amministrativo complessivo, chiaramente ci troviamo di fronte, e questo ormai è a conoscenza di tutti, di una situazione particolarmente difficile. Io non vorrei mai drammatizzare, perché ovviamente chi fa politica, chi fa amministrazione ha la consapevolezza del momento in cui vive e soprattutto ha l'ambizione, la forza di voler superare questo momento attraverso delle scelte oculate, attraverso delle azioni amministrative che siano le più giuste possibili per
la nostra collettività e il nostro paese. È chiaro che però il momento, da un punto di vista finanziario, è un momento molto difficile. Questa manovra ultima finanziaria ha ridotto ulteriormente i trasferimenti statali e soprattutto ha imposto una serie di vincoli per quanto riguarda il patto di stabilità che determinano dei processi di scostamento finanziario non facili da gestire. Come diceva il direttore, chiaramente oggi tanti comuni soffrono di questa situazione e molti comuni hanno veramente gravi disagi finanziari che possono portare anche al dissesto. Tolfa vive questo momento ovviamente in una dimensione diversa, soprattutto in un contesto diverso, perché nel tempo le scelte finanziarie sono state scelte oculate, scelte giuste, che permettono ancora oggi di avere una situazione sicuramente buona, ma in una proiezione futura a breve termine chiaramente nascono delle responsabilità non facili da gestire. Faccio due esempi. Uno, la riduzione che abbiamo, che porteremo nel bilancio finanziario 2012 e nel triennale successivo, è di circa 300.000 euro in 2 anni, cioè circa il 10% di quelle che sono le risorse che vanno destinate alla spesa corrente. E l'altra invece, che è ancora più assurda, più contraddittoria, perché mentre da una parte possiamo accettare, in un momento di grande difficoltà economica di tutto il paese, possiamo accettare questa riduzione dei trasferimenti, l'imposizione di un vincolo così forte, quindi di un saldo algebrico positivo di oltre 500.000 euro per un paese come Tolfa, diventa invece un elemento difficile e anche contraddittorio, perché in una situazione economica come questa significa bloccare veramente quello che c'è all'interno della finanza pubblica e quindi non permettere ai vari progetti in termini di opere pubbliche e quant'altro di poter essere realizzati. E quindi questa è la difficoltà oggettiva, questa è la difficoltà reale. Su questo stiamo facendo una battaglia e richiamo tutto il Consiglio Comunale, perché è una battaglia condivisa da tutto il Consiglio Comunale di Tolfa, proprio al fine di far capire ai nostri legislatori le difficoltà con cui vivono le amministrazioni pubbliche, i comuni, che poi sono, diciamo, l'ente più diretto anche rispetto al cittadino, quindi l'ente che emana servizi, l'ente che gestisce veramente la cosa pubblica, e è l'ente che in questo momento è più penalizzato rispetto anche ad altri organismi statali che invece hanno più disponibilità, ma sicuramente hanno un'efficienza economica e finanziaria sicuramente da migliorare, mentre i comuni credo che abbiano in qualche modo già ridotto notevolmente, certo, le loro risorse. Non si tratta dei primi tagli a cui assistiamo negli ultimi esercizi. Riprendiamo questo tema subito dopo la prima telefonata, che mi segnalo dalla regia dovrebbe già essere in linea. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, sono Fiorella. Prego Fiorella, il sindaco è a sua disposizione per una domanda. Grazie. Senta, vorrei chiedere al nostro sindaco se questa giunta ha in programma di partire con la raccolta differenziata e quale pensano che siano i tempi. Grazie Fiorella, buonasera. E poi potrei aggiungere un'altra cosa? Prego, prego. Sempre legata alla raccolta, comunque. Ho notato che i nostri netturbini, che si occupano della pulizia del paese, adoperano vecchie scope e pale. Si hanno preso in considerazione di munirli di quelle macchine aspiratrici elettriche, che mi sembra che nel 2000, passato il 2010, andrebbero a sostituire le scope con le pale? Benissimo, grazie Fiorella. Sì, sì, una domanda giusta, una domanda, tra l'altro una ovviamente... domanda anche un po' campanilistica, visto che a Lumiere proprio in questi studi è venuta ad illustrare con il sindaco e assessore la partenza della raccolta differenziata, quindi Tolfa che punto è appunto? Sì, domanda giustissima, domanda che ovviamente è anche un nostro obiettivo programmatico, quindi chiaramente una risposta giusta, ma soprattutto ecco, una risposta che dia certezze. Abbiamo definito il progetto esecutivo per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta, che sarà trasmessa a breve alla provincia di Roma, perché ovviamente il legame forte per poter fare una partenza sul porta a porta è sicuramente la provincia di Roma, che ha finanziato questi progetti e continua a finanziare questi progetti. Quindi il progetto esecutivo è pronto, sarà presentato a breve alla provincia di Roma, già abbiamo avuto incontri con la provincia di Roma proprio per smussare alcune particolarità e soprattutto per addivenire a delle soluzioni che siano quelle più convenienti possibili. Quindi siamo in una fase veramente di azione e soprattutto di attivismo
per mettere a punto il progetto. Dopodiché, e credo che questo si possa fare nei primi mesi del 2012, deve partire tutta quella che è la parte informativa, comunicativa e formativa, che è uno sforzo non indifferente, perché io credo che al di là della scelta giusta verso la differenziazione del rifiuto e quindi del rifiuto che diventa un rifiuto conveniente per il cittadino e soprattutto che dà una sensazione di liberazione a quelli che sono magari cassonetti ormai obsoleti e situazioni di degrado che comunque danno fastidio al paese. Quindi anche una formazione che vada proprio a impostare un discorso con i cittadini di abitudine, di civiltà rispetto alla gestione del rifiuto. Sarà un'operazione sicuramente un pochino lunga perché chiaramente Un'operazione culturale, dobbiamo, possiamo dire, culturale, sì. culturale, poi dobbiamo comunque raccogliere tutto il paese, portare a conoscenza di tutta l'operazione, tutto il paese e quindi creare questo meccanismo di sintesi tra il progetto, l'amministrazione, i cittadini per poter mettere in piedi questo progetto. È chiaro che è un impegno programmatico che dobbiamo perseguire in tempi brevi perché sentiamo la necessità e soprattutto, ecco, vogliamo che il rifiuto diventi un qualcosa non di spregiativo, ma diventi qualcosa di importante se utilizzato bene. L'altro aspetto che la signora in qualche modo evidenziava è anche quello di mettere a disposizione dei nostri operatori ecologici qualcosa in più rispetto alle tradizionali scope che comunque servono e che comunque fanno parte ovviamente di una strumentazione che va mantenuta in essere. È chiaro, le cosiddette spazzatrici, cioè quelle macchine che in qualche modo possono passare per il paese, aspirare e a volte anche spargere un po' di acqua, soprattutto nei momenti magari estivi più affollati e soprattutto più caldi, credo che sia un'operazione intelligente. Dobbiamo un po' studiarla perché abbiamo fatto dei tentativi, abbiamo una conformazione del nostro paese con un centro storico dove non sempre è possibile arrivare con Non è mezzi, però agevole è passare con chiaro mezzi. che su questo stiamo ragionando e nel momento in cui avremo questo pacchetto sulla raccolta differenziata pronto, credo che sarà sicuramente importante inserire strumentazione e nuove tecnologie come le spazzatrici che in qualche modo aiutano al mantenimento del paese in una condizione sicuramente migliore rispetto a quella attuale. Attualmente quante persone avete al servizio di nettezza urbana, diciamo, igiene urbana? Allora, attualmente abbiamo una struttura che è una cooperativa sociale che gestisce il servizio di nettezza urbana. Adesso il numero preciso non lo so perché gli operatori poi si alternano tra il verde e la nettezza urbana e l'igiene urbana, ma credo che siamo intorno più o meno alle 15 15 unità. unità. E quindi per la raccolta differenziata voi immagino pensiate al porta a porta molto spinto, diciamo. Quindi anche lì potrebbe essere occasione anche di nuova occupazione, magari. Allora, su questo aspetto sicuramente sì, nel senso che il porta a porta induce un abbattimento dei costi per quanto riguarda il conferimento, perché c'è ovviamente un abbattimento dell'indifferenziato che va a discarica, al tempo stesso un costo del personale superiore perché necessita ovviamente maggiore manodopera. Allora, da questo punto di vista chiaramente potrebbero esserci anche delle soluzioni occupazionali un pochino più ampie. E questo è un dato di carattere finanziario. Nel primo periodo il porta a porta costa un pochino di più rispetto alla raccolta indifferenziata perché ovviamente crea una maggiore necessità sia di strumenti ma anche di personale che possa ovviamente svolgere il servizio. È chiaro che poi invece nel triennio successivo cambia questo aspetto perché l'abbattimento ulteriore dell'indifferenziato crea delle economie che poi vanno anche a caduta ad abbattere quelli che sono i costi del servizio e di conseguenza anche il costo del cittadino per quanto riguarda la Ecco, TARSU. intanto abbiamo un'altra telefonata, però prima di mettere in onda il telespettatore, una domanda, ecco, molto veloce per chiudere questo argomento. Proprio il sindaco di Civitavecchia, Moscherini, più volte nel momento in cui è stata posta in vendita la maggioranza della holding che gestisce i servizi pubblici locali, fra cui anche ovviamente l'igiene urbana, ha posto l'accento sulla necessità di cercare di vendere a un'azienda del settore in grado di fare economie di scala ed in grado di poter interessare e creare eventualmente una società di respiro comprensoriale. Tolfa potrebbe essere interessata a un progetto del genere? Di per sé l'idea non è sicuramente sbagliata. È chiaro che bisogna entrare un pochino nel merito delle cose perché la realtà comunque del paese è un pochino diversa rispetto alla realtà della città, quindi ci sono sicuramente situazioni diverse. Da un punto di vista concettuale non si può dire di no
a una ipotesi del genere. Va contestualizzata, va capita, va compresa e va resa soprattutto operativa nel contesto ovviamente del paese, ma nel contesto territoriale. Quindi il ragionamento che fa il sindaco di Civecchia ha una sua logica, ha una sua finalità. Io in questo momento invece vedrei però più interessante un rapporto associativo sui servizi, magari con il comune vicino di Allumiere, perché chiaramente le esigenze dei due comuni sono molto simili e quindi diventa più facile magari trovare un trait d'union e soprattutto ecco, delle caratteristiche che in qualche modo sono similari, quindi un servizio che può essere gestito e ovviamente anche un abbattimento dei costi. È un In ragionamento che prospettiva, già state portando avanti con diciamo che è Battilocchio, stato oppure? ripreso. Io quando feci il presidente della Comunità Montana impostai tutto un discorso proprio sull'associazionismo nei servizi. Poi per vari motivi non andò avanti. Oggi mi dicono i nuovi responsabili della Comunità Montana che stanno lavorando proprio su Ci sono le quelle condizioni per idee. Ci riprendere il potrebbero discorso. essere le condizioni, quindi credo che in questo momento, senza escludere l'altra proposta, però credo che in questo momento sia più importante per noi ragionare, ecco, magari su un associazionismo di servizi tra Tolfa e Buonasera, chi c'è in linea? Prego, Buonasera, sono la signora Maria. signora. Vorrei fare una domanda al nostro sindaco sull'arsenico nell'acqua. Volevo sapere come è andata a finire. Sindaco. Grazie signora, buonasera. Buonasera, signor sindaco. Grazie signora, questa è un po' una situazione che mi piace da dare quasi in diretta perché sostanzialmente siamo uno dei primi comuni della provincia di Roma che ha un impianto per l'abbattimento dell'arsenico. È stato installato nel periodo marzo-giugno e in Quindi in questo piena momento. crisi, tra virgolette, d'arsenico. Voi In come piena. valori eravate oltre Sì, anche le io. deroghe della regione, la soglia della No, regione in no, no, deroghe, no, no, oppure? no, assolutamente no. Noi avevamo dei parametri che erano di 14 microgrammi per litro, quindi stavamo sotto i 20 microgrammi per litro, che era il parametro derogato dall'Unione Europea. Quindi non avevamo condizioni di non potabilità dell'acqua, però avevamo un concentrato di arsenico e in parte anche di fluoro leggermente superiore invece a quelli che sono i parametri iniziali della Unione Europea che sono vicini al 10%, quindi siamo rimasti sempre in deroga per quanto riguarda il parametro dell'arsenico e sicuramente su valori contenuti, poi al di là del pasticcio che fece la Giunta Marrazzo che non fece la richiesta per il 20 ma fece per il 50 e creò un disagio che poi è tornato anche sui comuni che stavano in deroga. Però l'aspetto più importante sul quale abbiamo lavorato da alcuni anni, abbiamo lavorato come amministrazione precedente da alcuni anni, è quello di aver realizzato su Tolfa un impianto di abbattimento dell'arsenico e del fluoro che metterà in condizione tra una quindicina e 20 giorni tutti i tolfedani di poter tornare a bere tranquillamente, molti l'hanno fatto perché in effetti il concentrato di arsenico era ovviamente un concentrato molto molto contenuto, però in maniera sicuramente più serena e più tranquilla, tra 15-20 giorni potremo tornare a bere acqua dai nostri rubinetti perché questo impianto, che credo che ha superato adesso il terzo o quarto test tra ASLE e altri enti che sono controllori di questa situazione, potremmo tornare a bere acqua non potabile e avere un impianto per l'abbattimento dell'arsenico che non dico che sia un'esclusiva, ma sicuramente è uno dei pochi impianti che oggi esistono nella provincia di Roma e forse anche in tutta Italia. Ecco, perché ricordiamolo, chi ci segue a Civitavecchia troverà la cosa abbastanza singolare perché per le condizioni, ahinoi, dei vari impianti idrici di Civitavecchia, ovviamente qui si fa un grande uso di acqua minerale sostanzialmente, però ecco, in centri come Allumiere o la stessa Tolfa c'è invece l'abitudine appunto di poter bere l'acqua che sgorga dalle fontane o dalle fontanelle pubbliche. Bene, ritorniamo per un attimo al discorso che stavamo facendo sulla situazione finanziaria, perché un ulteriore elemento di difficoltà oltre ai tagli è stato quello denunciato dal suo collega Roberto Bacheca di Santa Marinella, denunciato tra virgolette, della chiusura anche della cassa per il rispetto del patto di stabilità da parte della Regione Lazio, che da metà settembre di fatto non trasferisce più soldi ai comuni e non paga più i fornitori. Una situazione questa di ulteriore tensione e criticità finanziaria, o no, Sindaco? Indubbiamente, indubbiamente il problema ormai è annoso, non è un problema di questa annualità. La Regione Lazio da anni che fatica a
a erogare quelli che sono invece i finanziamenti che in qualche modo i comuni hanno già speso in opere pubbliche, in servizi sociali, in tutto quello che fa parte dell'apparato amministrativo. È chiaro che i comuni magari più grandi come Santa Marinella ed altri, perché credo che la casistica non finisca a Santa Marinella, in una situazione pure magari di non controllo complessivo di tutto quello che accade nell'amministrazione, possono creare delle condizioni di grande difficoltà. Sostanzialmente accade questo, che rispetto ad un investimento fatto dal comune su finanziamento della regione, il Quindi soldi già comune, impegnati, ecco, per esatto, il chiarirlo, comune sì. anticipa tutte le somme e poi trasmette dei SAL alla Regione Lazio per farsi liquidare. Invece è successo in questi anni, e soprattutto in questo periodo c'è un blocco totale, che quel recupero delle somme già impegnate non viene in qualche modo destinato ai comuni. È chiaro che Quindi voi chi ha. fate da banca, tra virgolette, alla regione, Noi sostanzialmente. facciamo da banca alla regione, facciamo banca un po' dappertutto, nel senso perché comunque l'anticipazione di spesa è l'unico strumento che permette di poter intervenire in tempi rapidi, perché altrimenti nella finanza del comune si fatica a intervenire in tempi rapidi. Per esempio, per quanto riguarda Tolfa, non abbiamo avuto e non abbiamo in questo momento questo problema, perché siamo veramente riusciti a gestire bene la casa. Però è chiaro, in prospettiva, se questo blocco delle finanze della regione, ma anche la stessa provincia, parlavo oggi con il consigliere Minucci, e Minucci mi diceva delle problematiche della provincia, durasse ancora per parecchio tempo, è chiaro che un po' tutti i comuni si troverebbero in una situazione di grande difficoltà. Ma questo per far capire anche al nostro legislatore come è impossibile, contraddittorio, sperare che poi in qualche modo si muova l'economia del paese senza liberare delle risorse certe, non delle risorse che in qualche modo non esistono, ma delle Certo. risorse certe che invece in qualche modo andrebbero liberate, quindi mettendo in crisi la pubblica amministrazione, il comune in questo caso, ma anche le stesse imprese Che che lavorano con la lavorano pubblica con la amministrazione, pubblica certo. amministrazione e si trovano magari anche loro con delle anticipazioni pesanti e che possono portare ovviamente al taglio degli stipendi o alla Certo. riduzione del E questo personale. sicuramente è uno dei grandi temi di strettissima attualità, cioè se in un momento di crisi come questa il fatto di attenersi a dei vincoli formali, importanti per carità, ma se si tratta di paletti formali come quello del patto di stabilità e quindi delle percentuali della cassa e così via, non finisca per creare più danni di quelli che già ci sono, innescando un circolo vizioso dagli effetti devastanti in un momento come questo. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera. Pronto? Buonasera, provincia TV, al sindaco Landi. Buonasera. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Sono Vincenzo. Vincenzo, prego. Una domanda al sindaco. Quale tipo di programma sta portando avanti l'amministrazione comunale riguardo le Prego. C'è altro? Altre domande, opere pubbliche? signor No, Vincenzo? questo. Grazie per aver chiamato. Arrivederci. Sindaco, Sì, lei la risposta. anche sulle opere pubbliche c'è da dire, nel senso che comunque anche attraverso ad una programmazione già anticipata nella precedente amministrazione siamo stati in grado di portare avanti quelli che sono i lavori del palazzaccio, il vecchio palazzo comunale, che sono quasi addirittura d'arrivo e saranno sicuramente un fiore all'occhiello ulteriore per il nostro paese. Siamo riusciti ad appaltare la copertura della tribuna del campo di calcio, adesso incontreremo la dirigenza per concordare proprio le modalità di intervento e quindi la realizzazione dell'opera per non danneggiare l'attività sportiva. Sono partite proprio in questi 2 giorni 2 riqualificazioni del centro storico, Via dell'Arco e Via del Fico, e sono in procinto di partire altri cantieri, il collegamento di Via del Bagno con Via Roma, è in procinto di partire anche la realizzazione di un impianto sportivo per il rugby. Siamo in una fase di dirittura d'arrivo per quanto riguarda tutta la parte amministrativa e la vincolistica. Sono in corso i lavori per la realizzazione della palestra di Santa Severa, che è un'opera ovviamente importante per Santa Severa. Santa Severa in questi anni aveva avuto veramente la possibilità di infrastrutture importanti. Abbiamo inaugurato qualche tempo fa la nuova delegazione di Santa Severa. Quindi, per quanto riguarda il nocciolo delle opere pubbliche, stiamo lavorando sodo e soprattutto già abbiamo messo in cantiere alcune opere. Poi c'è tutta una programmazione che stiamo portando avanti dall'impiantistica sportiva, ma dal recupero anche degli altri palazzi storici per entrare proprio in quel circuito culturale che Tolfa in qualche modo ha dentro di sé e a cui deve tendere. Quindi da Palazzo Buttaoni, anche qui siamo in fase di risoluzione delle problematiche con la Regione Lazio e appalteremo
entro la fine dell'anno i lavori di Palazzo Buttaoni, dal Palazzo della Fontana del Lavatoio. Quindi, per quanto riguarda le opere pubbliche, credo che sia stato fatto già abbastanza e soprattutto, ecco, tutto è in opera, i cantieri si muovono e a breve riusciremo ad appaltare altre opere. Con tutte le contraddizioni del caso che elencavamo prima, perché chiaramente alcuni finanziamenti e alcune risorse sono prettamente del comune, altre invece sono derivate da provincia e regione, e in questo caso chiaramente un po' di oculatezza e soprattutto di cautela non guasta, proprio per non cadere in situazioni poi difficili da gestire in futuro, proprio per quanto riguarda sia il patto di stabilità ma anche il rispetto della nostra cassa finanziaria. Anche se, come dicevamo prima, ecco, la partenza di tutte queste opere consentirebbe di avere un po' d'ossigeno anche alle ditte locali, che immagino saranno quelle che più lavoreranno per realizzare interventi di questo genere. Indubbiamente, è un sistema che ovviamente comunica, quindi se c'è la possibilità di investire in conto capitale e quindi in investimenti in opere pubbliche, chiaramente si è anche in condizioni di rispondere meglio alle imprese del territorio, comunque alle imprese in genere, perché chiaramente poi sulle gare sono tutte le imprese che partecipano, e quindi dare delle risposte in termini di economia e poi magari avere dei risultati in termini di opere, di infrastrutture, di impiantistica che migliorano quella che è la qualità del paese. Ecco, a livello di disoccupazione, se dovessimo dare, non dico dei numeri, ma una fotografia, diciamo, della situazione oggi per Tolfa, come siamo messi? Io credo che Tolfa si attesti su quelli che sono i livelli disoccupazionali medi nazionali. Credo che il tasso di disoccupazione oggi invada un po' tutto il territorio nazionale, quindi adesso non ho dati certi, dati precisi, però credo che però lei ha un problema, po' il polso, magari già dal fatto stesso, dalla situazione di incontri che le chiede magari il cittadino, anche la mattina in comune, penso che abbia un po' il termometro anche da questi segnali, sì, della situazione. Sì, indubbiamente questo è un po' l'aspetto più difficile anche da un punto di vista umano per un sindaco da gestire, perché da questo punto di vista sono molte le richieste che arrivano, insomma, in comune, e soprattutto, ecco, c'è molta voglia di farsi ascoltare da parte dei cittadini per problematiche che riguardano l'occupazione. Io non drammatizzerei neanche per questo aspetto, però comunque il paese soffre di quella che è la congiuntura nazionale, e di conseguenza questo problema esiste a Tolfa così come esiste da altre parti, e rispetto a questo problema, nonostante, insomma, ci sia la volontà, la spinta di voler fare degli investimenti importanti su Tolfa, però è chiaro che il problema non è facile da gestire, non è in qualche modo, ecco, semplice. Però vorrei dire su questa cosa che poi bisogna che ci sia uno sforzo congiunto, cioè è vero che il lavoro fatica ad arrivare, è vero che le pubbliche amministrazioni faticano a volte a creare dei processi di carattere economico, però credo che poi debba esserci anche una spinta propositiva dal basso, cioè i nostri giovani debbono in qualche modo, ecco, trovare fuori una forma mentis un pochino diversa, un pochino più originale, un pochino più tesa a una capacità anche interpretativa della situazione e soprattutto di maggiore intraprendenza, perché altrimenti ci si chiude troppo rispetto alla pubblica amministrazione e a quel punto si fatica a dare delle risposte. Quindi è chiaro che è un processo che il comune, la pubblica amministrazione deve seguire e deve in qualche modo stimolare e creare le condizioni, ma al tempo stesso serve, ecco, da parte dei nostri giovani, ma di tutti, una quota partecipativa maggiore e soprattutto un livello di intraprendenza superiore. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera, chi c'è in linea? Buonasera a tutti in studio, sono Marisa e volevo presentare una domanda al sindaco. Sono una cittadina ma sono anche un'operatrice sociale e ho rilevato che negli ultimi anni il comune ha fatto delle scelte molto coraggiose dal punto di vista dell'intervento sociale. Io mi chiedevo come il sindaco pensa di affrontare questo momento di drammaticità che riguarda il rapporto tra gli enti locali e il governo per quello che riguarda la copertura di questi servizi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Credo che sia una domanda molto intelligente e molto giusta. Cioè, il momento attuale è quello di capire come mantenere un livello sociale, un welfare dignitoso. Io direi che a Tolfa veramente c'è un intervento sociale che è molto molto importante. In questi anni
sono aumentati i servizi che vanno ai disabili, alle persone anziane, l'assistenza nel suo genere, c'è una forma di grande interazione con il volontariato che è veramente un po' un modello da esportare. C'è il nostro assessore ai servizi sociali, Pamela Pirotti, che ha portato avanti tante tante iniziative, sia proprio all'interno del tessuto sociale tolfetano che all'esterno del tessuto sociale tolfetano, e soprattutto anche nei rapporti con la scuola, andando a inserire e integrare ulteriori servizi che comunque rendono un paese più forte, lo rendono sicuramente più sicuro anche rispetto alle problematiche di cui parlavamo in precedenza. È chiaro che però adesso abbiamo di fronte una situazione finanziaria diversa con la quale dobbiamo fare i conti, quindi ragionare in termini finanziari sul fatto di come mantenere questo livello sicuramente di grande qualità, di grande assistenza, ma un'assistenza poi mirata. Ultimamente sono partiti anche altri progetti sul contrasto alle povertà che in qualche modo non vanno a fare un'assistenza semplice, un'assistenza una tantum che non porta a niente, ma abbiamo fatto un'operazione di investire anche su queste persone in termini di funzionalità rispetto alla nostra collettività, e credo che quello poi debba essere, ecco, un po' il passaggio anche storico e culturale di portare anche le situazioni più difficili comunque a essere importanti per il paese. Da questo punto di vista è chiaro che noi dobbiamo migliorare quella che è la parte delle entrate. Si fa fatica anche qui perché non si può ragionare in termini di federalismo fiscale, perché ancora non ci sono, diciamo, dettami normativi precisi e comunque attuativi. Parliamo dell'IMU, parliamo di altre cose, quindi abbiamo difficoltà a capire ancora questi meccanismi. È chiaro che però chi fa politica, chi fa amministrazione deve cominciare a ragionare in quel senso. Quindi la parte delle entrate che è stata curata bene negli anni precedenti adesso va trasformata, perché il momento storico è sicuramente un momento difficilissimo, quindi bisogna agire all'interno dei comuni per capire quella che è la prospettiva finanziaria migliore e essere bravi a intuire quelle che possono essere idee che in qualche modo si legano a quelli che sono i dettami del nostro legislatore, ma che siano funzionali e efficienti alle nostre casse comunali. Quindi stiamo un po' studiando da un punto di vista finanziario quelli che sono gli aspetti che andremo a toccare, e poi migliorare la parte delle entrate. Io penso ai servizi produttivi, noi abbiamo una farmacia comunale che è sottostimata al momento, credo che lì bisogna fare un ragionamento interessante, perché dobbiamo far sì che questa attività produttiva, che comunque porta nelle casse del comune delle risorse, porti delle risorse maggiori. Quindi ci sono degli aspetti che vanno in qualche modo approfonditi e soprattutto proiettati in una amministrazione sicuramente diversa. Parlo anche dell'altro aspetto che diventerà determinante, qui il delegato Valerio Finori sta lavorando molto, che riguarda il patrimonio. Cioè, Tolfa, come tanti altri comuni d'Italia, ha un ricchissimo patrimonio da un punto di vista immobiliare, oltre a quello ovviamente storico-culturale, ma c'è anche un patrimonio di beni immobili che in qualche modo diventa interessante se utilizzato in un certo modo e se messo a reddito. Allora su questo è chiaro che una valorizzazione, ma soprattutto uno studio di come può essere messo a reddito nei migliori dei modi, nel miglior modo possibile, credo che sia funzionale. Possibili alienazioni o altre forme di... Sì, possiamo pensare anche a delle forme di alienazione su alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dei terreni. Noi abbiamo un'iscrizione a ruoli che è superata nel tempo, abbiamo una consistenza di terreni che oggi non produce un reddito adeguato, e lì potremmo invece procedere a delle affrancazioni o alienazioni attraverso dei procedimenti che riguardano poi l'uso civico e altri aspetti tecnico-amministrativi, ma anche una valorizzazione proprio di quelli che sono gli immobili pubblici attraverso delle forme innovative per quanto riguarda la finanza pubblica. E su questo chiaramente c'è già uno studio e sicuramente dovremmo intervenire, ma questo per fronteggiare la questione, la domanda che poneva la signora Marisa, di poter mantenere quel livello sociale che oggi abbiamo conquistato e sul quale ovviamente vogliamo non solo mantenere, ma vogliamo sicuramente investire sempre di più, proprio perché sentiamo che il paese è cresciuto sotto quel punto di vista, e quindi dobbiamo
mantenere e investire ulteriormente. Ma quindi già per di questi tempi la notizia che non ci siano tagli sul sociale mi sembra già una notizia più che buona, poi il sindaco addirittura invece è andato oltre dicendo che si vuole investire ancora di più. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, torniamo subito dopo una brevissima pausa qui in diretta su Provincia TV con il sindaco di Tolfa Luigi Landi, che è al suo esordio con il filo diretto, ma sembra già un veterano della televisione visto che tiene benissimo lo schermo, come si dice in gergo. Ci vediamo tra pochi secondi.